Federico Nicotera e il difficile passato. Non avevo il tempo di piangere. Uomini e donne. Ex tronista segnato dalla mancanza del padre. Ho dovuto prendere decisioni per sopravvivere. Non ha mai avuto la figura di riferimento del padre. Federico Nicotera, che ha sempre raccontato di essere dovuto crescere in fretta per aiutare la madre. Avevo le mie paure su Carola. La confessione inaspettata di Federico Nicotera. Quello dei due protagonisti di Uomini e Donne è stato un colpo di fulmine. Lui però ha ammesso. Avevo le mie paure su Carola. Mi è piaciuta sin dal primo istante, ma non si faceva leggere dentro. Ha raccontato poi che, proprio per questa sua freddezza, la chiamava Frozen, la regina di ghiaccio. Ora le cose sono cambiate. Lontana dai riflettori, la bionda corteggiatrice si è sciolta e il tronista ha ammesso di sentirsi amato. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Ha raccontato che anche la sua famiglia ha accettato la ragazza, nonostante la gelosia della madre e delle due sorelle. Carola Carpanelli, pazza del fidanzato. Non ho bisogno di altro nella vita. Ha finalmente mostrato il suo lato tenero alla compagna, Federico Nicotera, che dopo la scelta si è lasciato andare. La ragazza ha ammesso che si capiscono al volo e sono molto simili caratterialmente, dichiarando poi: ora mi auguro che ognuno di noi si realizzi soprattutto come persona, per dare vita a una coppia ancora più forte. Senza peli sulla lingua, la 21enne ha confidato: se dovessi continuare ad essere felice come sono felice ora, non avrei bisogno d'altro nella vita. Ha concluso poi sottolineando che ora sono sereni e hanno tanti progetti. Intanto presto a Uomini e Donne ci sarà la scelta di Lavinia Mauro, che oggi in puntata sarà spiazzata dal ritorno di Alessio Corvino.